gli altri, non dizza gli altri. Per la cultura non ci sono fondi. È da 40 anni che l'Italia dice a qualunque assessore, a qualunque ministro del comune all'Italia che non ci devono essere, che non ci sono i soldi per la cultura, non ci devono essere soldi per il valore della conoscenza, per il valore di uno Stato che trova nella cultura il suo senso di tutto. Io vi parlo così perché io ho scelto il territorio, non so se voi conoscete la storia della prima d'arte, questo grande arco di scultura monumentale che ho fatto in Messina, all'inizio di tempo, tanto tempo, e ho fatto delle sculture di grandi artisti. Sicuramente vedete per esempio questa scultura, questa immagine, io ho subito 20 anni di processo da uno Stato scellerato perché ritenevano le mie sculture abusive, perché disturbavano la pietra del mondo storico delle altre più questi conti. Poi ci passa l'autostrada 20 anni dopo, esattamente questo non disturba nessun apprezzamento storico, anzi è un organico al potere dell'appalto pubblico di quel cemento depotenziato. Quando io ho fatto la scultura di Gonzalo per questo sottocuore, perché mi danno in alto cemento, quando hanno costruito questo viadotto l'hanno fatto magari con poco cemento. Al primo corso di terremoto, speriamo presto, non per la popolazione, ma per il viadotto crolla, ma l'opera rimane. E rimane un'opera che ha testimoniato anche un valore di esistenza, perché ho dovuto difendere questi lavori per 20 anni fino alla Cassazione. Poi quando si sono arrangiati per la prima scultura, ci si va bene, se siete arrangiati per un'opera ve ne faccio 10. E gli ho regalato 10 opere monumentali privatamente, questa è ancora la scultura, andiamo avanti, questa è l'altra opera di Paolo Schiavocampo, un'opera che è inserita nella strada provinciale di Castel di Luscio, andiamo avanti, vado veloce, questa è l'onda del Giro di Terrano, che si trova in cima alla montagna di Monte del Fermo, questo segno del mare che corrisponde allo skyline delle montagne. Questa è la famosa Finestra sul mare, un'opera di Carlo Fresca che è osservato sulla scheda di Villavanci, un artista, un pittore che rinuncia alla terra e consegna come suo quadro una visione universale di quella bellezza. Quindi il pittore dice ma pitto, taccio la cornice, poi abbiamo fatto questo, poi ci sono anche queste nuvole un po' decorative che dialogano per esempio al tramonto con l'universale che comincia dalla finestra, e il bastone nero è questo per entrare l'opera per eseguire anche una tridimensionalità che altrimenti diventa bidimensionale. Questo bastone nero che penetra la scultura restituisce un volume diverso rispetto allo spazio. Quest'opera è stata ritirata sulla spiaggia di Villavanci, e qui immaginate i processi, demanio marittimo, la chiesateria, insomma, ho avuto tanti anni di lotta, di esistenza, e anche per affermare questa devozione alla bellezza che passa proprio da questa disciplina. Io adesso vedo anche dei giovani presenti in sala, adesso io sto applicando, devo dare un consiglio, un'altra linea. Quando ero giovane ho fatto resistenza, quando ero giovane negli anni 80 purtroppo la resistenza civile coincideva con un'altra resistenza civile che era la prima, poi io, tutto questo nasce da un fatto che io non ho più lavorato in imprese di appalti pubblici, che avevo ereditato mio padre, mi era morto, io avevo ereditato le imprese di appalti pubblici, e quando allora ci abitavo lì di appalti pubblici, gestiti da Sicilia, Milina, Provenzano, sono queste codifiche, in legge di vent'anni, io tanto non più di sempre in quel posto, ho ammazzato in Italia per tutti questi più disconsenti, per questo non capisce il potere. E negli anni 80, quando dovevo lavorare con gli appalti pubblici, non pagavo la mazzetta, per il mafioso che insomma è spacciato e avanzava, abbiamo visto tutti questi esempi, e lì per essere civili bisognava essere, e cominciò di mafia. Io invece di fare questo ho scelto di donare la bellezza, di donare opere al patrimonio, alla Repubblica. Ho fatto un gesto politico, ho scelto la politica della bellezza. Magari sono un poco pazzo perché ho donato tutto il mio patrimonio e ho esagerato, ma sono felice oltre 60 anni di aver restituito ideologicamente questa materia che si è trasformata in arte, ma ha consegnato anche un valore etico civile, non più di resistenza, ma di resilienza. Io oggi applico la resilienza. In siciliano c'è un proverbio che mandava a testa, non c'era
fa diventare di lungo Galazza Chino, e quindi meglio Galazza come per ora, però sarà soltanto tanta croata che ci governa. Meglio questa croata basta e poi uno si rialza e richiede la presenza, altrimenti inclusiamo, ignoriamo, altrimenti continuiamo a parlare solo di soldi, di soldi, di soldi. In atto c'è una ipno-dittatura, una delirica decadente di un sistema incluso di nulla che si nutre di niente. Questo sono. E quindi loro con la televisione, con internet, da vent'anni, ora attaccio internet, questo Facebook, questo controllo delle masse, questo voler violentare i giovani con questi telefonini che sono sotto controllo. Vogliamo capire che questa è la più grande dittatura. Pure per andare nel cesso dovremmo avere la scheda magnetica per dire a che ora siamo andati nel bagno perché ci stiamo sotto controllo. E questi telefonini ci ascoltano in casa, i televisori nuovi che stanno facendo hanno il router che ascoltano direttamente con le fibre ottiche. Non possiamo vivere senza email, non possiamo vivere senza SMS. Siamo sotto controllo, lo vogliamo capire? Allora più il popolo è ignorante, più i giovani sono ipnotizzati da questo discorso e più il governo del mondo può manifestare la sua arroganza e la sua grande volontà di sottomettere le masse con ignoranza. Quindi ignoranti e barbari, questo dobbiamo essere per il potere, così siamo sottomessi, siamo schiavi, dico un giorno, non dico di andare a mangiare, non dico di andare per il bagno e noi non possiamo più reagire perché siamo così inetti. C'è la crisi, ci incontriamo, come va? Ah, c'è la crisi. E di che? I soldi, non ci sono più i soldi, come facciamo a vivere? Non è che diciamo che questi soldi in questi vent'anni hanno distrutto tutta la scala dei valori, partendo dalla famiglia, la scuola, la società, la chiesa, e questi giovani camminano sbandati senza esempio, né di padri e né di madri. Poi possiamo parlare di futuro, poi possiamo parlare di bellezza, se questa bellezza c'è anche sicuro a casa, con i nostri figli. Allora queste opere per me sono stati un percorso di vita, un percorso di restituire e ringraziare. E queste opere hanno reso famose, andiamo avanti, concludiamo, hanno reso famoso questo è il grande labirinto di Arianna, di Vittorio Alfredini, una grande opera di un filologo che ci ha fatto in cima non sai neanche se di Lucio. Queste opere hanno reso famoso la base della Ressa, quindi da tanto tempo di Chiamassa. Questa è la scena dei carabinieri, una volta molto mafioso, mi si racconta, che poi ho preso per poche cose. Il piede di scudina, ci sono, non faccio di mafia. Io non ero di carabinieri, non ho denunciato, ti faccio diventare una caserma o una parlante. Allora ho chiamato Dorazio, un grande artista, un direttore, e mi sono fatto fare le ceramiche, e sulla caserma, come posto di presidio, in nome della legalità, invece di pensare a un posto chiuso, una prigione, diventò la ed è l'unica caserma che è un'opera d'arte in Italia. La madre di mettere la bomba non c'è problema, sarà pieno non per denunciare ma per trasformare in bellezza quella bomba per valore. E allora questa è bellezza, anche se la chiusura non può essere. Questo è un volo di ceramica che lo fa in stretta, questo è uno schiavo campo, la c'era Fabio d'oro, va bene. Ecco, questa è la stanza di Banca d'Oro, questo è un nome di un grande maestro giapponese, Nagasawa, che io ho chiuso, ho fatto di l'oceano, c'è una montagna, dentro un fiume. Ho chiamato questo grande artista Nagasawa, ho fatto una Banca d'Oro di 8 metri, inserita dentro un cimogeno di vestiti di ferro, e quel giorno l'inaugurazione, e la procura ci bloccò la chiusura perché io volevo chiudere questa stanza da 100 anni, per consegnare alla bellezza di quegli occhi che invece di consumare l'opera, di vederla in contemporanea, decidevano di chiudere, di negarla, per continuare la cura al futuro. Quando per 100 anni apriranno una barca sulla sagra del testamento, perché il testamento di ognuno di noi non è la consegna soltanto della roba, delle materie, è anche un testamento di legge, di volontà. E come volontà poi il testamento gli avevo mandato al presidente Ciampi, e ho detto questa stanza si chiude da 100 anni e per mia volontà da 100 anni dovrà essere riaperta. Riapparirà la bellezza pura, una bellezza che passa spazio e tempo senza essere contaminata
realtà non doveva incontrare occhi sporchi, doveva incontrare solo occhi con le lacrime al cuore. E allora per questo motivo si compresti pure morto, perché il tuo anno, quando avremo la pace, non ci dovranno essere uomini rappresentanti di quel potere che invece vuole distruggere la coscienza. Sono artisti, sono società civile, sono la cultura. E quando altri 300 anni questa barca sarà aperta, sarà un testamento di vittoria di quella bellezza che si consegna al tempo senza passare per la morte e restituisce il futuro parlando di innocenza e di utopia. Questa è la parte della diversa. Poi l'ultima opera finale, che questa è la chiusura che ho fatto nella maggiore, perché sarò anche lui un po' vecchietto. E poi abbiamo fatto l'ultima opera che è la piramide di Moro Staccioni, che ho riscaldato in cima alla montagna di Monte del Fermo, una montagna sacra, la portata per vedere del Montesco Paratello, e in questa piramide c'è la piramide. E in questa piramide ogni anno facciamo il rito della luce per il 1 giugno, il solstizio d'estate, con tutti i bambini, i genitori e le famiglie del mondo. Quest'opera mi fa molto legato perché questa è l'ultima opera della Chimara e io con quest'opera ho chiuso il percorso della Chimara d'arte, non credo più lì, anche perché c'è una genia di popolazione un po' grande e sempre meno formato in futuro. E allora passato 40 anni il patrimonio che l'ho lasciato, mi faccio diventare cambiato la famiglia nel mondo, però in realtà è così ignorante. Forse uno anche qua intorno, posso pensare a delle cose da fare anche qui a palazzo. Questa piramide è cima di un corso d'acciaio alto 30 metri, è cima di una cima ed è un faro di luce che illumina tutto il territorio. Tutto il territorio di mattina quando si sveglia ci appare questa piramide in cima alla montagna, e quando appare questa piramide di luce in cima alla montagna tu devi guardare sempre per quello sguardo verso l'alto. E quindi è nelle altezze, nelle cime, che c'è la bellezza, che c'è questa possibilità. E questa è l'ultima opera che ho fatto alla Chimara. Quindi qui la bellezza per me è stato un percorso etico, civile, politico, con la P maiuscola, di resistenza prima e adesso di resilienza. E questo perché questa politica ha restituito al territorio un'autorità internazionale. Quindi quanto che deficiente animale è esaurito, sposo, morto, di tre morti, si permise di dire che con la bellezza non si mangia, quindi quanto danno ha fatto. È un ministro che dice che con la bellezza non si mangia. Ai giovani dicono che studiare non conviene, guardate, quando un giovane dice che viene alla scuola, non mi conviene, mentre lui vede lo studio, e quindi ignorante. E allora siamo arrivati, come dice questo grande filosofo Ordine, in questo momento la cultura, la conoscenza è inutile. Non conviene la conoscenza, dice il sistema. E allora, come dice Ordine, se la conoscenza è inutile, bisogna riaffermare l'utilità dell'inutile. Se è inutile, non è vero, se è utile. E senza utile siamo depressi, esauriti, in crisi, di chi dei soldi, dell'anima, del cuore. Questo è lo che manca, il cuore. E stasera mi fa piacere parlarci col cuore qui, tra amici, perché non dobbiamo deprimerci, dobbiamo reagire, dobbiamo risvegliare la nostra coscienza, perché se rimaniamo inerti, silenti, per chi apparentemente manca i soldi, non è il soldo il motore del cuore. Il motore del cuore è il soldo, è l'utopia. Senza utopia non c'è il cuore. E quindi non è questione di soldi, è il potere che dice per i soldi, che ci sottomette, e ci rende sudditi schiavi, è il video della Grecia, è un vestito delle giornate, è un po' la regione, è poi che cambia, è poi che cambia. Basta, non se ne può più. Se loro non hanno un progetto politico di futuro, se ne vanno a casa, e il popolo deve reagire, non può stare così passivo, non possiamo essere così, non c'è più mondo, non c'è più futuro. E che siamo diventati? Beh, dopo che ci dicono che ci incatenano, e non ci incatenano, ma che vuole dire? Come non ci dei giovani, incazzati, andate da qualcuno, fate quello che volete, ma riprendete il sogno della vita. Non mi fate addormentare questi assassini. Questi sono schiavi, ed è chiaro, anche questa regione, in questi momenti che abbiamo in questo momento, a prescindere dai vizi, dai cavi, dai sembravano, è schifo, è il male. E allora, io vado a parlare sempre così, perché sempre la bellezza mi nutre, e mi dice vai avanti, non ti
fermati. Allora, dopo questa prima parte, ho chiuso, basta, chiuso, non per sapere più. Ho fatto anche un museo aperto dove le stanze sono state realizzate per gli artisti. Anche lì un museo della contemporaneità, come diceva la mia Laura, non si parla di contemporanea, vedremo qua, quando si parla del territorio, più o meno bene, non è quello di valore, non è quello di importanza. Guardiamo un quadro di contemporaneità e dice, e che cos'è? Chi sta? Ma che vuole dire? Che significa? Niente. Che cosa sento? Niente. Ma quello è curioso, ci pare. C'è bisogno dell'artista. Questo dice il popolo. E allora è finita anche l'arte contemporanea che si deve fare sulle masturbazioni mentali nelle gallerie e nei musei. La contemporaneità deve andare nella vita, nella piazza, nella città, deve riprendersi lo spazio, la montagna. E che cos'è? Lasciamo come elemento scultorio tutto il territorio nazionale, non è più cosa da lasciare su, i monumenti erano caduti, morti. E allora su faccio io, in plastica, ovunque, anche di più. Qualcuno deve fare un po' di canzone di faccia di mio. E vado, di faccia di mio. Di plastica, di plastica. Noi, e cara Laura, tu sei partita dall'era canarica, l'era contemporanea, quando parlavamo di noi, diranno, e menti scultori che i contemporanei dell'epoca lasciando sono padre Pio. Ecco, ma in quei due minuti quando ci fu la guerra, ecco come più l'arte, non c'è più niente, ma possibile mai? E allora dico la contemporaneità si riprenda le piazze, le ville, le fontane, il design, la luce, gusti letti, non si può più, ha visto il fulminare gusti letti del mondo, non è tutto sospetto, monotono, arrumando i casi come i chiese, come gli uffici, come i negozi, come le banche. Perché è in lei? Ma io sto lei, è in carellino. La bandiera me la restituisce l'ombra, l'anima, il lei diventata di quello schifo di luce che ha misurato con contemporaneità, che non restituisce neanche l'ombra. È una luce, non è più una ombra, come sua anima non è luce, fa schifo, stava con me. Bello. E questa è l'idea. Tu da notte arrivavi in un paesaggio urbano di notte, vedevi il paesaggio illuminato, dacci la luce da serpentina, dacci il castello la luce da tremava. Da c'era una cosa, a vedere sta luce telefonata, arrivai a casa. Ora invece arrivi di notte nei paesi, ora arrivi a Palazzolo, ora arrivi a Bucchelli, ora arrivi a Cerchetta, e sempre la stessa luce, è lo stesso monopolo con visione dei monumenti a letto. E quindi sto a letto, all'ultima, così riprendiamo anima. Vi dico questo perché sono tutte cose che abbassano l'anima, ci deprimono. Entriamo a casa nel 2001. Popolare di un cammino, la luce di un cammino che illumina la casa e fuori l'anima. A tua mamma casa è morte dell'anima e quindi ci vuole la bellezza del fuoco del cammino. Allora le stanze dell'albergo sono un modo di contemporaneità. Come fai a educare il pubblico? Come fai a educare il museo? Come fai a portare la gente al museo? A caschetti di musa, quindi immaginiamo i trogloditi, quindi il moncino e montagna. Ho preso l'albergo, ho distrutto le camere, io volevo l'ordinario, ho distrutto l'ordinario e ho consegnato questi spazi dell'albergo ai grandi artisti, ho preso Michele Canzonelli, per restituire attraverso la fruizione dell'arte quella grande opera d'arte che ognuno di noi siamo. Noi siamo l'opera d'arte, noi siamo figli dell'universo, è lì la bellezza. Se l'artista attraverso l'opera, anche in una camera d'albergo, ti restituisce l'emozione, il stupore di riprendere il tuo valore di essere opera universale. Noi poi siamo diventati uomini e geneticamente l'uomo è troppo basso, quindi impara a rinunciare, mangia e poi mangiare, e basta. Poi rinunciamo, cosa andiamo a mangiare? A mangiare, e vabbè. Se andiamo a tavola, che farà? Di mangiare, e poi nasce il chef, e poi nasce così, perché come lo fai? Poi non si parla di anima, mai. Ma quando ci parla un po' di anima, queste comitive inerti che camminano per adesso, l'anima dov'è? Non c'è, non esiste. L'anima per adesso è silente. Perché i nostri occhi, come diciamo oggi con gli amici, sono occhi ciechi. Non sono occhi collegati al cuore. Sono occhi che vedono solo la terra, la presentazione, la morte, l'anticipazione della bellezza.
la rappresentazione della tendenza di l'altro, questo è il campo. Allora dentro lo spazio delle gambe d'arte per me c'è la possibilità di ritornare e di restituire un pensiero a ognuno di noi di sentirci opere sull'universo. Allora a distanza sono 23 stanze d'autore, è un albergo a testa di chiuso di Palmara, la bandiera blu, pensate all'arte, ha restituito anche una bandiera blu alla spiaggia, la cultura restituisce se l'opera di Vincenzo Consolo, Umberto Leone di De Pica, questo è il libro di Paolo Libero. Quindi a distanza una stanza d'autore, un grande museo nella vita che come prima, come prima mission non deve servire il pubblico ma lo deve educare, e lo deve educare trovando l'arte sempre nell'anima come valore suo. Questo è Fabrizio Pressi, una installazione di Porta Vecchie con tutti i modi dove sono. Dalla prima opera che ho chiuso, quindi io basta fare la prima opera, e ne sono andato a Catania. Noi a Catania amo un po' la città, per adesso sono in cortocircuito col sindaco, si chiama un po' questa vita di quello che parla di essenza, di stupore, di meraviglia, e è trattato sullo ricordante la ricordità siciliana stile non finito sicuro, questo sono. E il signore Enzo Bianco ha sbagliato con me, perché con me ha sbagliato, quando sbagliano sono sempre fulminati, a partire da mi vado le cose che è inutile, però compreso Enzo Bianco che quando qualche rito della luce, invece di proteggere dal rito della luce a Catania, a noi invece del fuoco, invece di Enzo la luce si appluma, non si sfrutta. E poi i vigili del fuoco sono condannati per tutta la vita a spegnere il fuoco, noi artisti siamo invece felici di accendere il fuoco, quindi è un simbolo, che mai i vigili del fuoco? Qual è il problema? Anche il uso è abusivo con la fuoco, con la luce del magazzino con i bambini, allora si stava dominando. E fino a quando ci si sentiva tu, io da grande non ancora più niente. Però ho il librino nel cuore, il librino, la periferia, 100.000 persone, 10.000 bambini. Quindi il librino selvaggio, a rischio, il librino, la droga, e così dice il fratto di cemento, non dicendo il librino, ma devi andare a Catania con i padroni. Sì. Allora si può vedere che andare al librino, andando al librino, ho visto il librino con gli occhi, la presenza. E qual è la presenza di librino? La presenza di librino sono le persone, le anni, i bambini, le mamme, quella è la presenza. Che mai tutti i mamme e bambini con le scuole? Io ho fatto gente bellissima da 15 anni e un'opera fondamentale è la porta della pendenza che ancora pensate da 5 anni se andate a venire in un testo di aeroporto, andate, ci fermatevi, andate al bar e consumare caffè, così non ci mancherete, portiamo soldi, e quindi l'arte e l'economia. E questa porta della pendenza è un'opera, pensate, di primo fa schifo, all'interno che fa schifo il muro, quello che sta a massa del servizio, c'è un muro che fa schifo, 4 km, alto 10 metri, lo possiamo demolire? No. Lo possiamo buttare? No. Si deve trasformare. Per trasformarlo ci vuole la condivisione del genere Sodosci, che sono i bambini del quartiere. Si migliaia di 10.000, a scuola, si fa la presenza, la tendenza, la grande madre, la mamma, l'istruzione, tutto e di più, e gli artisti che con 15 grandi artisti dovremmo lavorare e fare dei manufatti in terracotta, dove il bambino, questa è la porta, vedete finita, il muro è 4 km, andiamo, ecco, ogni bambino ha fatto un pezzo in terracotta di 30 cm, per esempio il sole, e c'è un museo archeologico dove la terracotta è l'anima di quell'essere archeologico. Un lavoro basso di tempo in terracotta alla sola rete potrei scaldare un po' di contemporaneità, quindi da quando mi viene ragionando la futura. Certo, cosa, cioè, poi ho visto, ci vuole un po' di contemporanea a Palazzo da Prete. E a Fiamma da Fariù, e io ci posso dire del boom. Mi metto a pensare, come il sindaco non c'è, no, a me non fatto scherzare. No, no, è un po' di meno. Ah, no, no, non lo conosco, non so chi è.
pomeriggio abbiamo progettato il mondo, di più che da stamattina che stiamo proprio così, comunicare, di base comunicare. Poi stasera abbiamo una conferenza, quindi è una giornata che parlo e non so molto più. Lo dico col cuore. E la parola, la poesia ha restituito insieme con il discorso estetico questa tutta la porta, quando l'abbiamo inaugurata, tutti dicevamo, noi mi chiamo un cambiato del mio, mi chiamo Lorenzi, ah, mio Lorenzi, vediamo la luna, chissà che non è che fa, io dissi, questo è un lavoro fatto con le mamme e con le famiglie, io sono una grandica, ma i figli non si toccano, a volta non stava toccando. Andata al primo, oggi, dopo 5 anni, la porta, se parliamo con i delinquenti di vino, dove è la porta? Allora la porta è nostra, uguale a chi la tocca, qui si è svelato la porta è tutta, è magnetica, è spiritualità. E quindi questa porta è quella di quale bambina si chiama la mamma. Quindi qua ci sono 200 mamme, 200 mamme qua, 200 bambini là, a chi vivi, quindi anzi, gente a rischio, delinquenti, che non ti interessa, anche questa è una mamma che abbraccia tutta questa nazione. Allora questo è un modo politico, sociale, certo non è vicino agli artisti, non è che abbiamo i disonesti politici del nulla, che hanno creato le periferie, perché le periferie sono figli di un potere, perché di Trino, Rosella, Scarpia, sono osservatori di 100.000 voti, secondo come vota di Trino è il potere politico di Catania, come vota la Mazzarona a Siracusa è il potere di Siracusa, come vota lo Zen è il potere di Palermo. Quindi poi questi, più selvaggi sono e più educati che per esistere, la loro esistenza è solo chiedere la casa popolare, il posto di lavoro, le mamme di puntate, il certificato, il sistema sociale, le persone e la richiesta è l'anima del popolo delle periferie. Se invece vai nelle scuole elementari, ci vai a 15 anni, e i bambini che non devono chiedere ma devono fare, e se fanno bellezza viene fuori questo, questo fare bellezza ti restituisce il diritto alla cittadinanza. E allora noi artisti e le periferie con la nostra politica non andiamo a cercare 100.000 voti per il potere di turno, andiamo a liberare quel voto da uno stato di ignoranza e di sottomissione e lo riduciamo alla libertà con il fare bellezza, con la magnetica della bellezza. E allora il vino non è a rischio, il vino è bello, la gente di vino è bello e ora dovranno assistere con un mantra magnetico collettivo alla manifestazione della bellezza. E questa è la prossima. Quando dirò al mondo e poi poi inaugurerò quando non c'è più questa amministrazione, allora cosa succederà? Mi sono fatto un articolo socio-antropologico di 30.000 persone, fotografico. Ho fotografato come dei più grandi maestri di 30 anni, il museo è pronto, mi dispiace, ma questo non è che lo faccio. E allora cosa faccio? Attendo e manifesterò la presenza con questo percorso. Tutte queste fotografie sono anche fotografie civili sulla Costituzione, per esempio a scuola, dobbiamo spiegare la Costituzione, non che ascolta che ragazzi, ma non ci interessa dell'articolo 11, che è da più di tutto citato da intervenire in nome dell'età classica. Nelle scuole italiane, da circa 5 anni e più, che ora ufficialmente, chiediamoci l'argomento il potere del nulla, oltre all'assessore a non dare soldi per la cultura, lo Stato italiano, i sanesi che si lavorano in cultura, lo conoscono, così manifesta bellezza, cosa fanno? Non si deve insegnare né educazione civica né storia dell'arte. Di quale catosta possiamo parlare con contemporaneità quando lo Stato dalle elementari ai licei ha tolto l'educazione civica e ha tolto la storia dell'arte? Di che cosa possiamo parlare? Del tempio che diventa il McDonald's di merda, l'Expo, sponsor ufficiale del chilometro zero, del seme della bellezza? Queste sono mistificazioni. Le tanti maledetti che spot dovrebbero morire. Come fa l'Expo, il seme del mondo e sponsorizza McDonald's e una Coca-Cola? La morte dell'alimentazione. Che giornale dell'Expo? Ah, ma è andata a morte, è andata a bambini. E l'Expo per 40 euro da mangiare pure la merda che non l'hanno portato là. Questa è la misificazione della società. Ma siamo sciuri.
spot mondiale attraverso gli italiani e questi governi banditi che firmano con le banche queste missioni mondiali. D'accordo? Noi dobbiamo risvegliarci anche in questo senso. Parliamo di spot, dobbiamo dire queste cose. Perché noi non dobbiamo mangiare l'America pacificata di questo seme che loro governano con gli OGM. Noi abbiamo piantato un seme che ha come raccolta la seme. Semina per seme. Un seme che non semina sono loro che hanno a prendere Ugamut, lo comprate e sapete da devono far dire, multinazionali e servizio. Andavamo una volta in edifici, c'era il profumo di grano, c'era il profumo di panna, ora tutto sintetico, esce il panna di mensura e di plastica, non è il tempo di uscire dal panificio e andare a casa e portare a casa plastica, ma mette il profumo un'altra volta finché non è il panna. Ma che cos'è? La pasta è con il passato. La pasta, prima è l'altra, la nonna parte è l'altra. Non sai gli spaghetti, questo, di ogni livello. E tutti i orti, tutte le verdure, un po' di pomodorini, e bufale che vengono dalla campagna, tutte le... Cioè, siamo un pochettino rovinati, siamo un pochettino esauriti. E allora dove è il futuro? Ritorniamo da campagna a piantare pomodori e cipriolini. Chi ne la presenza? Questa è la so, in più, però io ho fatto una passeggiata sul corso. Ah, beh, qua c'è l'assessore. È stato sul corso, ho detto per corso. Che cosa c'è in questo corso? Il corso, che cosa alberga di comunicazione in questo corso? Chi se l'ho detto, penso che sia la verità. Ci sono 8, 25, 30 attività di ristoranti e di cerca di cultura del mangiare, anzi io buono, ma si mangia bene, tu dici, però mi potrebbe piacere assessore che oltre 25 attività di mangiare va bene, bucava dentro, il disagio, il disco di cavalletto, le torte, le ravioli, sono già un po' di cose, e mi potrebbe piacere anche qualche locale che possa essere seguito a una biblioteca, a una libreria. Allora la gente camminando sul corso che ho sentito che c'è troppa panza e allora ci vuole un po' di anima, quindi qualche luogo dove si può fare una biblioteca, dove si può fare una mostra lungo proprio quel corso dove la gente va, così noi aiutiamo anche in questo modo, mentre per mangiare, per passeggiare e compri anche una mostra di un quadro o la mostra o la testimonianza della conoscenza, perché voi pensate che anche concludo e non dico la manifestazione della presenza di Brino, questo che si è aperto. La porta di Brino si è aperta, la presenza è entrata, il popolo l'ha protetta e allora adesso il popolo di Brino avrà il premio e assisterà alla manifestazione della presenza. La porta si è aperta, la presenza c'è, ora si deve manifestare. Ho fatto un lavoro enorme, nel termine della storia del corso, mamma, bambini. Tutte le foto che fanno della distribuzione a scuola e finisce poi in avanti. Per questo tutto sulla relazione dei diritti delle regioni, parte dei bambini, delle scuole, delle famiglie, questo è tutto il lavoro didattico, poi c'è il lavoro sociale delle famiglie. Tutte queste immagini mi è venuta questa idea di prendere le facciate, del quartiere, spesso qui si palazzi del Vinci di Viano, queste facciate cieche, e allora l'abitante di Vino da notte la libertà e c'è a terra un'inizia, l'orizzontale non esiste, la vita civile non esiste, un'inizia, terra di ricordo, una libertà, una volta è oscuro, una volta c'è lo spazio, una volta c'è chi, e già un po' di progresso, che succede la notte in queste facciate? Vedete che sono le facciate libere del quartiere, e prenderò 20, 30 secondo i soldi pure più qualche. Soldi sacrificati, ma il comune non c'è niente, ma il comune ci vanno solo due soldi, ma che bellezza. Cosa fare la notte? Questa facciata prescriverà la manifestazione della bellezza, che è l'abitante di quel fondolino. A notte chi guarda la faccia si dice peggio, che appena si dice peggio, ecco io, mi sono unito, sono uno spacciatore, sono killer, sono pezzo di campo, devi dire che sono bello, e sono bello oggi, e sono bello domani, è un
che è il bene, e a questa bellezza non è che non si mangia, la bellezza restituisce il cuore, restituisce l'identità, restituisce per la tua politica sociale, vedete queste immagini, un bambino che si vede in notte nel solare che può pensare allo spazio, pensare che è bello. Questa è la manifestazione della bellezza che proprio in un luogo come il vino bisogna restituire. E questa è la contemporaneità dell'arte che non fa la sua rappresentazione l'autoreferenzialità, io sono l'artista e questo è il mio segno, perché negli anni 80 hanno fatto pure le cagate di artista, c'è l'opera di Manzoni che è una cagata, ma l'artista che ha cagato l'artista è un'opera d'arte, ah ma faccia, bravo, io mi sono taglio, ma sai, quello ha fatto il monocromo, hai visto il monocromo? Dire monocromo è tutto blu, tutto giallo, le vedature del monocromo, ma che monocromo? La gente favorita per ci ricontatti col monocromo. Oggi facciamo una mostra già, vediamo se qualche bacio, buttiamo tutto al popolo sulla rete e ci c'è il monocromo, la gente passa, i commenti, l'assessore, ha avuto esperienza, quindi se lei è assessore, se ne va a scuola, se date come queste, la lezione che fanno la nostra amica Laura, la testimonianza di loro, la mia testimonianza, se noi qua, oltre a questo gentile pubblico, ci andiamo invece nelle scuole per la sola crede, oltre alla sede di conoscenza per noi, e questi sono progetti che pensa che fa questi incontri, a mattina da scuola e dove è il suo punto della città. Ma lei fa la seminar della conoscenza, lo fa in quel luogo dove in questo momento la stanno discutendo. Quindi mi fa piacere che è programmata la presenza dell'apertura delle scuole, dell'incontro culturale in città, ma che per contratto, per mission, prima fa andare a scuola. Comincia a segnare la sua scritta. Ah, brava, se quando andiamo a scuola, diciamo, per fare il progetto, il fondo, vediamo ragazza. Allora invece andiamo 10 artisti, amici importanti, 10 poveri importanti, 10 che credi ne sono io, facciamo un bello calendario una mattina, bambini prima con studenti, secondo il livello, prima preparati, gli artisti che arrivano, coinvolgerli, renderli protagonisti, durante la scuola, fare la lezione così, renderli protagonisti. E bambini quando sono protagonisti, queste sono le famiglie e la sera possiamo fare l'incontro con la comunità. Questo sarebbe un percorso di grande scelta. Un'altra cosa è concludo che parlava dall'apponimento del palazzo del Regno. Linda, io sono una cipriana di Linda. Quindi non parlo come cipriana se non parlo a problemi istituzionali, mi piace che cipriana, ma nel cipriano chiudi che cosa. Ognuno ha i problemi suoi. Linda, mi farebbe piacere che questo passaggio, io stando nel CPA, ho capito come funziona. No, come non funziona se le cose non funzionano, ve lo dico io. No, perché siete passivi, siete indolenti e passivi. C'è una comunità. E vi spiego perché. Ho capito la linea, io passavo sempre in pranzo, la andiamo a fare tutto il tempo dove io vedo questo inverno quando c'è una manifestazione, e lì la palazzola, che c'è bello, una rivoluzione, da parte dei ragazzi, delle giovani. Loro, Linda, chi organizza la palazzola per a Linda, la palazzola per ci interessa e non ci interessa, perché Linda mi interessa che si accusa. Linda si accusa, la foto sono periodi storici di queste rappresentazioni più o meno alte o più o meno basse, c'è una politica che rispetto alla tragedia ci interessa solo di fino al 20 e le assessore non faccio un percorso perché noi che facciamo tragedie e arte non la facciamo di fino al 20 ma per consegnare conoscenza ma avrei in cui ti ragazzo aspetta che ho detto l'ammonimento è l'indicolaria. Voi Linda
lei e altri storici per informare, c'è un pezzo al cinematografico per bambini, per ragazzi, si chiama Cipone, e poi c'è davvero sotto forma di tragedia nostra. Ma l'Inda di Siracusa ha fatto quella che giustamente il cittadino non è Siracusa, che poi altri si è una passerella di Siracusa, mangia un vario momento con i soldi dell'Inda, che fanno più di un e si vedono le memorie dell'Inda, sotto soldi sono un bilancio, mi danno 140.000 euro quanto costa. Però costa 140.000 euro, non so di questa parte di Barazzola. E Barazzola è rimane passiva rispetto a Siracusa e rispetto all'Inda. Ormai poi la storia dei ragazzi ce la vede, quindi c'è Inda, ma non c'è Inda, i ragazzi di questo teatro è animato da questa storia. Che lei si informi bene su più fuori. Il Barazzola lei potrebbe diventare più famoso nel mondo. Giovani, con i ragazzi qua, ma che cosa vuol dire passivi? E non è vergognoso che tutti questi migliaia di ragazzi qua sono andati per la sua rete, non devono andare tanto nel museo di archeologico, piccolo vanino quasi per la sua rete, qua c'è un vanino vinto la vanta, lo chiama, vincono le banche, fanno la presentazione, via, la si caputa e la terra si caputa. Questa è l'Inda, qua. Una parte del studio è già destinata alla realizzazione di un'opera.
scuola, formazione, professionalità, e poi lei, siccome questa scuola non è definita, è sua, del comune o della comunità, non lo so, e lei ha una sua indipendenza, nella sua indipendenza poi lei decide dove vanno i ragazzi a vedere i musei, poi lei decide dove vanno a mangiare, vanno a dormire, poi lei decide facendo la rete di B&B quanti di fare solo, che ragazzi che andano qua, le famiglie di dopo che sono qua, no, che diventa un pisciatoio pubblico e se ne va. Questo è parlo della comunità, non dell'amministrazione, che l'amministrazione di cui parliamo oggi, domani sarà un'altra, è la comunità di Palazzola Grande, che come si è preso San Paolo, San Sebastiano, sa applicare quella tragedia greca con la conoscenza, se no è inutile che veniamo qua a Santi Pesce e fare la sua rappresentazione, che cosa è questa? Pesce, passaggio di tua acqua, no, deve stare per me. E anche soldi, economia. Quindi, concludo, per il futuro dell'Inda, quindi io come Inda le dico, vi faccio autonomo con la sua comunità e responsabilizziamo i giovani, le scuole, anche per diventare questo il patrimonio che guardi tutta l'esperienza del futuro. Che immagini per la sua coesa è famosa nel mondo, tutto il movimento, che invece ogni anno passa con una bella superficiale, c'è o non c'è, si comunica e non si comunica. Poi andiamoci nelle scuole a fare una grande attività, non hanno sempre capito, e poi vi ringrazio di questo ascolto e spero sempre di incontrarci sempre insieme a condividere progetti di conoscenza, perché non dimenticate mai che la conoscenza è la potenza più grande che ha a disposizione l'uomo nella vita, perché più la consegniamo e più aumenta. Noi stasera ci ritorniamo a casa e ognuno di noi ha ascoltato, ha visto, quello che ha preso una importanza, ma la nostra conoscenza è aumentata. E allora non dimentichiamo questo, è fondamentale. Più parliamo di conoscenza e più aumenta. E per fare questa conoscenza di conoscenza non c'è bisogno di quei soldi che ci hanno fatto morire, c'è bisogno del cuore della presenza, del tamburo della presenza, che parte da figlia, ma finisce anche la nostra conseguenza e la bellezza siamo noi. Grazie. Bellissimo e libre, dato dalla natura, e dove si è aggiunto un sistema vegetale che si è adattato benissimo alle montagne e alle colline. Su questo ci sono un mondo del regno animale che è famoso in tutto il mondo. Dov'è l'opera d'arte? L'opera d'arte è quella fatta da milioni di contadini dei secoli che hanno con un pennello la prima era la natura, lasciato incontaminato un paesaggio che è organico e unico nel suo genere. Sono gli ebrei che noi poi dobbiamo valorizzare al massimo, perché pensate per esempio alla ricchezza, ci sono 55 tipi di terre, noi dobbiamo ritornare alla valorizzazione di queste cose, dobbiamo ritornare al rispetto di questi milioni di artisti che negli anni, e tuttora sono ovviamente decine di anni, hanno mantenuto questa bellezza dei paesaggi. Io credo che, come diceva Antonio, anche questi artisti devono essere rivalutati e rivalorizzati, perché questa è scienza, questa è cultura, questa è benessere. Grazie a tutti.
lo con il cuore, perché riconosce, lo sa, per cui rilancio la sfida, che va, invito a investire in questo territorio, io condivido appieno la sua scelta, perché è fatta di bellezza, ma anche di bellezza antropologica, è fatta da l'uomo, è finalizzata all'uomo, perché ovviamente quando si parla di bellezza si significa sempre la bellezza che ci circonda, delle persone che sono, diciamo, come la data di per sé, e questo si percepisce ancora più nei paesi in cui il contatto con le persone è più vivo, più costante, per cui la invito a dare seguito a questo stimolo interessante che ci ha dato. Facciamo nascere insieme questa scuola di teatro, io ho necessità delle persone che ci seguono, non sono io come amministrazione, facciamo nascere insieme questo discorso del teatro, questo discorso delle scuole, lo possiamo inaugurare già dal prossimo settembre, per cui vi invito ad investire in questo territorio, per tornare nel Palazzo Rondi a sede le porte aperte per stimoli che siano stimoli di differenza. Di una piccola complicazione sul palazzo, questa parla di sottesto, questa invece mi è un calato, no? Salvo per forno viene, sì. Questa è la cosa piccola che mi sta più a cuore. È una recente pubblicazione che abbiamo fatto perché grazie a Dio delle buone persone che si prestano le foto come sabato prima, come vedete la creatura si interna con le persone, c'è cioè, un viaggio che viene per farlo anche bene, che ci sia un'interazione tra questo è il castello.